racconta qualche cosa che non ha visto, qualche testimonianza che si tramanda, eccetera. Adesso noi abbiamo tutto, abbiamo documentato tutto. In Italia si sono nascosti, c'è stato un momento dell'armadio della vergogna, dove, perché si temono, alcuni nazisti, parecchi in Italia, hanno fatto, ritirandosi con l'arrivo degli americani, degli alleati, hanno ammazzato donne, bambini, chiunque c'era nell'Appennino tosco-emiliano. Ebbene, tuttora non si è riusciti ad accusare nessuno, perché qualcuno, in tutto il materiale trovato, la documentazione e testimonianze, sono nati in quel famoso che fu lo scandalo dell'armadio, che hanno scoperto che era stato girato e coperto di pile di cose così, la burocrazia, insomma. Voglio dire, i collaboratori del male sono spesso degli sconosciuti imbecilli, ma sono tanti. Di notte è un po', fa riferimento, lo spunto nasce, io ho fatto l'unico documentario sulle partigiane italiane, che si chiama Le donne della resistenza. L'ho fatto nel 72, quindi erano ancora vive, erano ancora delle donne che avevano, non so, 50 anni, eccetera. E tra le varie esperienze che raccontavano, tra quella torturata, questa liberata, questa cosa avevano fatto, eccetera, ce ne due mi hanno fatto specie. Una di Cuneo, che mi raccontava, che mi insegnava, c'era l'insegnante, ed è catturata e va a finire a Dachau, e mi dice, io faccio la domanda, dico, ma c'è poi tornata a Dachau così? E dice, ci vado tutte le estate. Come ci vado tutte le estate? E ci sto una settimana. Dico, invece di andare al mare da Torino, no, desiderio di mare, va là, e dice, sento il bisogno di andare lì. Però dice, non glielo so, non me lo spiega a parole, dice, perché è una complessità di cose. Ma stupito, un'altra di Milano, di famiglia borghese, il padre era credo un avvocato, faceva l'impiegata, viveva sola, faceva l'impiegata al comune, in quanto resistente aveva vinto un concorso e viveva sola. E da prima non voleva parlare e poi mi ha detto sì, e le faccio questa intervista, però non a Milano. Insomma, l'abbiamo fatto sul lago di Garda, non so perché, perché lei andava ogni tanto al lago di Garda per pigliare aria, per star solo, non lo so. Fatto sta che la facciamo in un albergo del lago di Garda. Lei aveva lasciato la famiglia, che era una famiglia borghese, molto benestante, perché l'aveva lasciata nel senso che preferiva vivere da sola. Perché se ne dicevano sempre a casa, ma devi dimenticare, dimentica, eccetera, eccetera. Ma dicevano, io non posso dimenticare. E allora, a un certo punto, accetta di fare questa intervista, ma in questa pensione dove lei andava ogni tanto. E faccio questa intervista, che poi non smetteva più a quel punto di parlare. Ricordo che allora c'erano gli chassis che poi duravano, non so, neanche un quarto d'ora, ma insomma, non ho fatto tanto. Ma la cosa sostanziale deriva da una domanda che gli ho fatto. Ma lei cioè che cosa prova, che cos'è che l'ha così turbata, cioè per
perché raccontava, di quello che facevano, eccetera, eccetera. E lei finalmente dice, perché mi hanno fatto conoscere una parte di me che non sapevo di avere. Dice, ma per sopravvivere a volte capita. Non ha voluto dire, cioè adesso le parole sue erano più o meno così, ma non ha voluto dire che cosa, e io non ho voluto insistere, perché lei dall'inizio aveva detto, ma sa, qualche volta capitava che qualcuno della fame rubava la gamella, si chiamava così allora, questa con la gamella, a quella più debole, lo disse così. E insomma io ho capito che lei aveva, per campare, aveva fatto qualche cosa che non ha potuto dire di non piacevole, della quale si rimproverava. E quindi lei, la storia può raccontare quello che vuole, ma quello che c'era, la persona che c'era, la persona che ha vissuto, ha la sua storia personale, e dentro la sua storia c'è un po' la storia di tutto, di quello che accade quando ci si trova davanti all'aberrazione completa, alla stupidità completa, alla violenza totale, lucida, balorda, quella che è stata del nazismo. E così allora nel 73 io ho scritto un soggetto che è ispirato a una persona, a una situazione, e poi una sceneggiatura, e poi ci ho fatto un film che è Il portiere di notte, che è il portiere della notte, che si svolge in un hotel zur Oper, un hotel che si chiama Hotel dell'Opera, a Vienna. La musica c'è in hotel. E ho girato un film che raccontava come questo hotel zur Oper c'era un gruppo di ex nazisti che si incontrava, e uno psicanalista che aiutava i suoi colleghi, i suoi di nazismo, a rifiutare la colpa. Noi abbiamo obbedito e ci siamo comportati giustamente per il terzo Reich. Quindi questa colpa che noi dovremmo sentire, non la dobbiamo, è tutta una cosa balorda. Non la dobbiamo rifiutarla, perché è tutto così, è per la Germania, mica è tutto diversamente. E quindi si dà il caso, io racconto una storia, cioè di una vittima del campo che si è salvata perché incrocia un nazista col quale ha una relazione, ma non dimenticherà mai questa cosa. Ci ritorna perché si sposa con un direttore d'orchestra che capita, e capita a Vienna, e capita cioè nella sua terra d'origine, perché guardate che l'Austria ha avuto tanti campi di sterminio, l'Austria è stata tremenda. E quindi da lì c'è una nuova esperienza, cioè un viaggio attraverso la punizione, l'autopunizione. Ecco, io mi sono sentito di raccontare questo film, e questa cosa in un film che si chiama Portiere di notte, e il film è uscito, l'ho fatto con un produttore che viveva in Italia, ma era americano, e che lavorava per la Fox, e ci ha creduto. L'abbiamo fatto, e è uscito, lui ha voluto, se aveva, qualcuno diceva andiamo a Cannes, lui ha detto no, perché a Cannes poi tutto dipende da tante cose fuori controllo, per questo film ha voluto uscire prima a Parigi, e a Parigi ha avuto moltissimo successo, cioè per esempio il Nouvel Observatoire è uscito con Il portiere della notte, giustamente. Due mesi dopo esce in Italia, problemi, la censura, lo tolgono dalla sala tre volte. E sapete qual è il problema? Perché io sono andato in censura, perché il regista ci può andare, aspetta fuori, che il gruppo dei censori guardano il film, e poi dopo
dicono il risultato. Il risultato era vietato ai minori di 18 anni. Io dico perché? E loro dicono perché c'è una scena d'amore in cui lei sta sopra. E io ho detto, capita, sì, noi possiamo fare così. E quindi è stato ai minori di 18 anni. E poi lo hanno ritirato perché c'era la famiglia, le famiglie cattoliche dell'Aquila, cioè di tutto, quindi là fuori. Ecco, per dire come una, le basse culture, le culture incoltivate, eccetera, non riescono neanche a capire un film. Mentre in Francia l'avevano capito, e anche in Inghilterra, e anche in America c'era sì, chi no, e anche in Giappone, eccetera. Ma noi, nel mio paese ha avuto delle stupidità di questo genere, capito? Per cui usciva, tornava dentro, eccetera. Cioè, ecco come era, per dire, come sull'argomento in Italia, l'Italia è stata socia di Hitler, della Germania, non sia mai stata fatta una seria indagine su questa cosa. E quindi quanta necessità hanno le nostre generazioni italiane, dico, di sapere questa storia, di conoscere la loro storia, perché per non sbagliare, per non ripetere, bisogna sapere, capire come vanno a finire le cose. Ecco, e questo è, io ho fatto le scuole e vi garantisco che non si arriva neanche alla prima guerra mondiale quasi. E questa è una cosa vergognosa, io mi meraviglio sempre del fatto che non c'è un ministro che va lì e dice bisogna insegnare la storia, bisogna raccontarla. Cioè, voglio dire, è talmente importante capire la propria storia, perché, per dire, non sapere che Galileo, voglio dire, è uno scienziato, è così importante, e che nel 1621, no, 19, insomma, di cavallo, eccetera, viene condannato perché lui insegnava, contrariamente a come insegnavano gli altri, insegnava a Padova e l'astronomia, insomma, diceva che il sole era al centro, la terra circolava intorno, quando invece la Chiesa voleva insistere, perché era ferma alle notizie della Bibbia, che la terra era al centro e che il sole girava intorno a lei, capito? Siamo a dei livelli pazzeschi, perché già erano già 80 anni e 100 che in Europa si sapeva, cioè gli scienziati dicevano il contrario. Quindi, sai, la Chiesa, ragazzi, la Chiesa è stata anche un disastro. Non dimentichiamo che a un certo punto, certo in quel secolo lì, c'è la controriforma e la Chiesa sta sulle difensive, c'è quel maledetto Concilio di Trento che ha ritardato lo
sviluppo mentale assolutamente dell'Italia. Se pensate che ancora è stato il dialogo dei massimi sistemi, dove Galileo parla proprio di astronomia, dicendo che la Terra non è al centro, ma il Sole è al centro, eccetera, eccetera, è stato tolto dall'indice nel 1996 da Papa Wojtyła. 1996, cioè, pensate, voglio dire, è una cosa quasi patetica per la vita, no? È incredibile. E quindi anche quello, la necessità di essere veramente, di saperne di più di questa storia, di sapere di più anche della storia scientifica, di essere, non si può solo limitarsi ad avere i giornaletti che ogni tanto pubblicano un articolo così sulla materia, bisogna saperne di più, perché la vita è più bella di quella che ci fanno credere soltanto le stupidaggini, no? È più interessante, è un'avventura unica, bisogna approfittare, bisogna credere come se essere in un grande magazzino dove ci sono le cose più belle da prendere, non, ecco. E invece vengono privati, poi ci stupiamo perché uno si droga, eccetera, perché vengono privati di un'altra droga, la bellissima droga che è il sapere le cose, in astronomia, nella storia, in tutte le scoperte, ecco. Questo io lo trovo un'occasione perduta così assurda, ma così assurda, che chi ci comanda è colpevole se non quando arriva in Parlamento dice: voglio che la cultura sia diffusa, voglio che i ragazzi sappiano tutto di astronomia, di filosofia, cioè il meglio devono sapere, il bello, il meglio che c'è, ecco. E non accade. Parleremo per ore, vorremmo sentirti parlare per ore, però non ti vogliamo neanche stancare. E ti ringraziamo tanto, di cuore, veramente. Volevo solo ricordare due cose. Hai debuttato adesso con l'ennesima regia lirica alla Scala di Milano, Alibaba e i 40 ladroni di Luigi Cherubini, del progetto dell'Accademia del Teatro alla Scala. Spettacolo meraviglioso, sono arrivate delle recensioni bellissime, sempre di recente al Festival del Cinema di Venezia ti è stato conferito un prestigioso premio, il premio Robin Bresson, che è stato dato ai migliori registi. Diamo appuntamento a tutti quanti qui alle 3, ci rivediamo qui, proseguiamo con il pomeriggio, con Lina Cavani, con Chiara Traigi, c'è il Pasqualino Giovanni che è arrivato dall'Italia, e la professoressa Archivia Salvati, e quindi il coro da camera, insomma. Un altro pomeriggio impegnato come la mattina. Thank you.